Togliamo una piccola cipolla. In una padella aggiungiamo abbondante olio d'oliva, e faremo soffriggere la cipolla. Andiamo a sfogliare un radicchio andremo a lavare ed asciugare accuratamente le foglie. Andiamo ad aggiungere anche questi alla cipolla soffritta. Saliamo leggermente. Aggiungiamo 70 g di speck tagliato a listarelle. Ora non ci resta che far soffriggere per bene tutto, quindi potremo spegnere e attendere il passo successivo. Iniziate a far bollire l'acqua e intanto riscaldate il condimento e aggiungiamo 200 ml di panna da cucina. Quando gli gnocchi saranno saliti a galla, li passeremo in padella per farli amalgamare con il condimento.